Al Martini di Coridonia si affrontano due squadre con stati d'animo opposti. I ragazzi di Mister Bikini, con le speranze play-out ormai ridotte al lumicino, vanno alla ricerca di una prestazione di carattere valida più per orgoglio personale che per la classifica. Sul fronte opposto il Monte Giorgio si tiene stretto il nono posto tranquillo al centro classifica e sfida il fanalino di coda per ottenere una vittoria che manca ormai da 4 turni. L'inizio del match è di marca ospite, il primo acuto lo regala Chornopishuk che con un bel tiro a volo dal limite destro dell'area di rigore mette i brividi al Coridonia. Nemmeno un giro di lancette ed è ancora il Monte Giorgio a creare pericolo alla retroguardia rosso-verde. Da un traversone dalla destra la palla finisce nell'area piccola sui piedi di Albanesi che colpisce di destro ma falso con un grande intervento salva i suoi. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Giovagnoli dopo circa 20 minuti. Santini dalla destra mette in mezzo un pallone insidioso per Maccioni ma l'attaccante rosso-verde manca l'appuntamento con la sfera che finisce fuori. Alla mezz'ora il Monte Giorgio prova ancora a sfondare la linea difensiva rossoverde. Da un calcio piazzato di Magini pesca Ruzziere in aria che controlla in palleggio e tenta il tiro ma la palla finisce sull'esterno della rete. L'occasione più nitida per sbloccare il match capita al Monte Giorgio al minuto 32 con Chornopishuk che entra in area dalla sinistra, palla al piede, prova a piazzarla ma il tiro è potente ma centrale, viene bloccato da Falso. L'insistenza e il gioco creato dal Monte Giorgio vengono premiati a 2 minuti dalla fine del primo tempo. Magini batte un calcio d'angolo dalla destra, capitan Marco Aldi salta più in alto di tutti e di testa fa 1-0 per il Monte Giorgio, firmando così il suo 12° centro stagionale e sul vantaggio ospite si va a chiudere la prima frazione di gioco. Il secondo tempo si apre con un Coridonia deciso a provare a raggiungere il pareggio. Al 52esimo a mettere sotto torchio la difesa di Mister Fenucci ci prova Cartechini con una punizione dal limite. Il tiro viene deviato dalla barriera e conclude la sua traiettoria di poco sopra la traversa. Sul susseguente calcio d'angolo dalla sinistra a mettere i brividi a Giovagnoli ci prova Tentella che colpisce a volo nell'area piccola ma la palla va di poco fuori dallo specchio. I padroni di casa mettono in campo corsa e voglia di far centro. Al 70esimo i rossoverdi si creano un'occasione da calcio piazzato, palla scodellata in mezzo e spizzata verso sinistra da Meffatto che trova Ricci che impatta di testa ma Giovagnoli si allunga e blocca a terra. A 6 minuti dalla fine la dea bendata si ricorda del Coridonia e preme lo sforzo prodotto dai rossoverdi per tutto il secondo tempo. Manucci lascia partire un destro su calcio di punizione da distanza proibitiva. Giovagnoli si inginocchia e raccoglie la sfera che gli scivola tra i guanti e finisce in rete 1-1 al Martini. Il Monte Giorgio prova a rimettersi in riga per tentare l'ultimo sforzo verso i 3 punti. Chornopishuk tenta il tiro con un'incursione dalla destra ma la difesa locale sventa in angolo la minaccia. Con le unghie e con i denti i ragazzi di Mister Bikini strappano un 1-1 contro il Monte Giorgio, troppo leziosa la squadra rossoblu che si è spenta dopo il vantaggio del primo tempo, invece grande prova e grande cuore quello del Coridonia che continua ad onorare il campionato non regalando nulla a nessuno.